benvenuti gentili telespettatori per questo nuovo appuntamento di Blogo TV. Io vi ringrazio innanzitutto per l'affetto che dimostrate per tutte le nostre puntate e vi ringrazio anche anticipatamente per l'attenzione che presterete a questa nuova trasmissione, a questa nuova puntata, perché questa puntata affronterà una tematica sicuramente molto delicata ma che interessa tante famiglie. Ci riferiamo alla disabilità che purtroppo colpisce tanti bambini. Sono moltissime le famiglie che nel momento in cui si trovano a combattere con questa dura realtà magari non sanno a chi rivolgersi, magari non sanno come comportarsi. Ebbene, la nostra puntata serve anche a questo. Speriamo di poter essere utile a quelle famiglie che hanno delle difficoltà e magari di aprire un po' gli orizzonti, di parlare di un argomento, come dicevo, del quale purtroppo si dibatte ancora poco. Per questo io ringrazio subito gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio, partendo dalla mia sinistra, e saluto il professore Renato Scifo, buonasera. Buonasera, responsabile del centro autismo dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile del presidio ospedaliero di Acireale. Lo leggo così non sbaglio. Buonasera e grazie buonasera, per essere buonasera. Qui con noi. E dopo c'è la dottoressa Valentina Genitori d'Arrigo, psicologa e psicoterapeuta. Buonasera e grazie buonasera, anche a lei per essere qui. Dicevo, le disabilità sono tante, tantissime, molte delle quali forse ancora oggi non si conoscono. Ultimamente si è parlato anche di questo argomento, se ne parlerà nei prossimi giorni anche perché ci sarà un convegno importante a Catania per quanto riguarda una di queste disabilità, cioè l'autismo. E allora parliamo innanzitutto un po' in generale. Si riesce a capire il perché molte di queste malattie insorgono, ad esempio l'autismo, ad esempio altre malattie? Si riesce a dare una spiegazione? Che progressi si sono fatti? Ci sono sicuramente stati negli ultimi anni notevolissimi progressi sulla comprensione dei meccanismi, si dice, patogenetici, cioè alla base delle anomalie, soprattutto del sistema nervoso, che causano questi disturbi. Non sempre, ed è il caso dell'autismo, siamo ancora in grado di individuare esattamente tutte le cause, e dico tutte le cause proprio perché ormai è un dato assodato il fatto che non esista un'unica causa, ma si tratta di un disturbo, si parla più correttamente di disturbi dello spettro autistico, multicausale, in cui le cause di origine genetica sono assolutamente preponderanti, come purtroppo nella stragrande maggioranza dei disturbi cosiddetti legati a delle disabilità del sistema nervoso, soprattutto quelle, come nel caso dei disturbi dello spettro autistico, che hanno un andamento cronico, cioè non sono acute, non sono un disturbo che si presenta e che purtroppo può passare. Crea uno stato di disabilità cronica, però con delle manifestazioni cliniche molto eterogenee. Andiamo da delle forme con compromissione grave anche di tipo intellettivo, quindi con un ritardo mentale grave, a delle forme che invece hanno ottimi livelli di sviluppo del linguaggio e anche delle facoltà intellettive, però il comune denominatore di tutti questi disturbi dello spettro autistico è un deficit della comunicazione, dell'interazione e delle modalità di comportamento peculiari. E sembra sempre più evidente che le cause sono comunque biologiche, organiche e spesso genetiche, però mai è sufficiente un'unica causa genetica. A proposito però delle cause, poi passo a lei dottoressa, ultimamente sono nate delle polemiche in merito alla correlazione fra autismo e vaccinazioni. Possiamo dire, possiamo scongiurare più che altro che ci sia questa correlazione? Sì, perché ovviamente non appena già è una diatriba datata, cioè già da alcuni anni si era avanzato questo sospetto. Ovviamente, essendo impegnate nell'ambito dello studio della ricerca sui disturbi dello spettro autistico notevolissime risorse intellettuali ed economiche da parte di centri di ricerca di tutto il mondo, molto prestigiosi e coordinati anche dai ministeri della salute dei principali paesi del mondo e coordinati anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovviamente l'aver soltanto ipotizzato un rischio di questo genere ha attivato una serie di ricerche rigorose dal punto di vista metodologico che a conclusione delle quali hanno assolutamente smentito ogni nesso causa-effetto tra vaccinazioni ed eziologia, cioè
attivazione di una problematica di tipo autistico. Questo non significa che la vaccinazione di per sé, come qualunque atto di tipo sanitario, possa essere completamente priva di potenziali eventi avversi o effetti collaterali, ma sono eventi avversi o effetti collaterali assolutamente episodici, assolutamente di livello di rischio infinitamente più basso del rischio di esporre i bambini invece alle infezioni naturali, morbillo, parotite, eccetera, eccetera, che sappiamo benissimo causano ancora in grandissime parti del mondo un numero elevatissimo di vittime e di disabilità croniche, perché una banalissima infezione da morbillo può anche provocare delle encefalopatie gravi e invalidanti. Per cui eventuali reazioni da vaccino sono sempre più occasionali, perché i vaccini moderni non contengono più una serie di sostanze a rischio come quelli del passato, ma in ogni caso nulla di direttamente collegato con l'autismo, proprio perché abbiamo visto che l'autismo invece è correlato a dei geni che attivano delle disfunzioni nella maturazione del sistema nervoso, che poi fanno manifestare i primi sintomi tra il 18° e il 24° prevalentemente mese di età, che puta caso coincide casualmente, temporalmente, con la concentrazione delle vaccinazioni, e quindi è stato semplicemente ipotizzato perché coincidevano alcuni periodi, esclusivamente su questo, ma avendo fatto studi su casistiche molto ampie, avendo individuato quali sono invece le vere cause dell'autismo con le metodiche moderne, che adesso contemplano anche ovviamente risonanze magnetiche funzionali e tante modalità di ricerca molto più sofisticate rispetto a quello che si poteva fare nel passato, assolutamente, ufficialmente questo nesso è stato scongiurato. Per cui continuare ancora ad ipotizzarlo è scorretto da un punto di vista dell'informazione scientifica, crea nelle famiglie uno spostamento di capro espiatorio, certo. Per tantissimi anni e mette famiglie... anche allarme anche nelle famiglie, certo, che hanno neonati, si apprestano a fare delle vaccinazioni. Per tantissimi anni i genitori sono stati anche questo ingiustissimamente col